Signore e signori, buonasera a tutti, benvenuti a 442, non sono Mike Buongiorno, sono Enrico Ciaccio e qui con me vi vado subito a presentare Natasha Ketchup, che non ride mai, è senza sorriso. Buonasera a tutti, buonasera, sono Natasha. Ha un sorriso a 79 denti e io ho un bulbo ingestibile, però vabbè, siamo sì, qua. Infatti pensa ai tuoi capelli. Esatto, fra i miei capelli e il suo sorriso, fra un po' ci legano. Detto questo, c'è stato un weekend di sport, devo dire non molto interessante, a parte su una cosa. Per quello che riguarda lo sport bolognese, la Fortitudo ovviamente non ha perso e non è brutto, anche se non ha giocato, ma non ha perso. Il Bologna, dopo ne parliamo. La Virtus ha detto che adesso vogliono comprare anche LeBron James, che forse con LeBron James la possono fare. Però tutte queste belle notiziole, queste cose ve le racconteremo questa sera in compagnia di, signore e signori, Andrea Allori, amici di Sergio, eccolo qua. Buonasera a tutti, buonasera, grazie sempre per l'invito, Henry. Ma scherzi, se non ci sono vieni tu a parlarmi un po' di calcio, e che dopo dobbiamo salutare anche il bomber che è vuoto, come facciamo? Questo colore bianco-azzurro dietro di te però mi sa un po' di spalle, vero? Fortitudo, ringrazio la regia, finalmente hanno capito da che parte stare. Da che parte stare subito, non sicuramente Fabio Ara ha scelto i colori bianco. Siamo a Teleferrara? No, siamo a Telefortitudo, Telefortitudo. Poi abbiamo questa sera con noi per la prima volta, cioè da sempre, Ale Iannazzi di Sportando. Buonasera a tutti. C'ha un risino, vedete come sorride stasera, non sorride proprio come sempre, è un po' più teso. Però gli stanno bene anche a lui i colori della Fortitudo. Gli stanno bene anche a lui, ti vedo bene col bianco azzurro dietro, sai? No, ma lo dedico a un mio amico di Pescara, io sono la seconda squadra del Pescara, sono contento. Per ok, credo che ma sai che forse credo che sia anche il compleanno di Galeone oggi? No, eh? Vai a vedere su Google. So. Vabbè, e poi abbiamo questa sera in esclusiva solo per noi di 442 San Morleo, S maiuscola San Morleo con due M, ciao. È uno youtuber, parla molto del Bologna, segue il Bologna. Sapete quelli che vanno di moda adesso, che sbroccano? Ogni tanto sbroccano, ci stappa la vena, un po' come mi sta succedendo a me in questi giorni. Lui, in questi giorni. San Morleo, c'è il suo canale YouTube che si chiama San Morleo. San Morleo con due M, segue sempre tutte le partite, vai anche in trasferta, andavi quando si poteva? No, sono da poltrona. Solo da poltrona, che hai con il drone che segue? Col drone. Col drone. Bravo San Morleo. Niente, c'è stata questa partita contro la Juventus che... Allora, diciamo che... Sì, Galeone oggi compie 80 anni. Vedi? No, ma che testa c'ho io, mi vengono su delle robe. Appena hai detto Pescara, mi è venuto in mente perché Galeone... Io ho 80 anni, eh? 80 anni, sì. Un 40 Galeone. Oggi compie 80 grande anni. Grande cartola col suo ciuffo. No, perché molti dei suoi giocatori sono miei amici. Ho visto oggi, o ieri, oggi su Instagram anche mettevano le foto a Roberto Bosco e tutti gli altri. E pensa che in quel Pescara suo c'era quel giocatore fortissimo, che io ho avuto l'onore e il piacere di giocarci contro, e dopo ho capito chi era, ma dopo, quando lo vedevo passare ai 300 orari, che fu quello che Maldini disse a quel programma sulle tre sfide, disse, quando gli chiesero chi è stato il giocatore più forte che hai marcato, lui disse? Rocco, il cognome? Questo giocatore Casalino? No, il giocatore del Pescara, questo giocatore del Pescara, Rocco, io so che Fabio Ara adesso lo va a trovare. Il Freddy. No, neanche il Freddy. No, Maldini disse che fu il giocatore, gli chiesero chi era il giocatore più forte, e fu questo ragazzo che io ci ho giocato contro qualche tempo fa, una decina d'anni fa, vidi sto qui che faceva la fascia ai 300 km orari, a un certo punto gli vado con Galderisi e dico, scusa, ma chi è lui qua? Che eravamo io, Trevisanello, suo fratello, eravamo a giocare una partita di quelle storiche, e mi ha detto, mi fa, come non sai chi è quello lì? Rocco? C'ha quel nome? Dai, è su sfi. Vabbè ragazzi, qualcuno adesso ve lo dirà. Pausa pubblicitaria, ci guardi. Nel dopo ci guardiamo in pausa pubblicitaria. Ecco, ha parlato. Abbiamo anche la regia che ragazzi, oggi chiedo è scusa scatenata. Un attimo, insieme a Renzi e a tutti gli altri, se volete, se abbiamo anche Luca, ve lo possiamo dare. È disponibile, per un voto farebbe qualsiasi cosa. Andiamo avanti. Dicevamo, Allo, torniamo a parlare. Parlavamo del Bologna di cioè, ieri. Non era neanche partito male, poi fra l'altro. Ma oddio, la partita diciamo che si era messa su un buon binario, fino a che poi dopo non abbiamo preso il gol, nel senso che solita fortuna, un gol. Gol un po' sfortunato, diciamo che il gol contro la Juventus lo puoi prendere, poi dopo... il secondo tempo mi sembra partiti molto molto bene, 20 minuti fatti veramente con ottima qualità, anche con qualche occasione per poter pareggiare,
e poi dopo viene il secondo gol e quindi diventa dura per tutti. Diventa dura per tutti. A Torino. È un peccato perché purtroppo contro queste squadre qui noi non riusciamo mai a fare risultato. E questo qui inficia un po' del lavoro, di tutto quello che si dice sempre di questa squadra, che deve fare un po' questo salto di qualità. E in queste occasioni qua alla fine torniamo a casa sempre con zero punti, magari giochi abbastanza bene però non porta risultato. Intanto prima di andare a sentire Iannazzi ti dico che Zacchini ti ha fatto una foto che tu non sei mai venuto così bene negli ultimi. Fausto ha detto che non ti ha mai visto con la cravatta. Salutiamolo Fausto Zacchini, che è sempre carinissimo. Gli hai fatto anche una bella foto, è venuto, sembra anche bello vederlo da questa foto che hai fatto. È incredibile. Iannazzi, allora, a noi il primo tiro lì quasi, beh, dopo il portiere ha fatto due parate, la Juve poteva andare anche oltre, a parte che c'ha Cuadrado che o deve cambiare i tacchetti, c'ha qualcosa che scivola sempre, sto ragazzo non so che problemi ha di equilibrio, c'ha dei grossi problemi di equilibrio, cioè, anche loro gli capita di fare l'autogol, dopo vengo anche da San Morleo, cioè, e questo portiere tira fuori un miracolo da un metro e mezzo, cioè non ce ne va neanche bene una oltre il fatto, cioè, della partita in per sé. Sì, siamo sfortunati, è ovvio che secondo me alla fine, se guardiamo il numero di occasioni, il possesso, le giocate eccetera, forse la Juve ha meritato qualcosa di più. No, sicuramente. Noi nel secondo tempo ci siamo fatti vedere molto, quando eravamo sotto 1-0, c'è da segnalare anche l'occasione di Soriano nel primo tempo che poteva fare sicuramente meglio da lì. Molto meglio poteva fare. Ha sparato, esatto. Sul fondo, però diciamo che il Bologna conferma di avere la sfortuna di subire gol sempre da giocatori poco prolifici durante la stagione. C'è uno che non fa mai gol, viene con noi, da Arthur e da McKennie, che è un ottimo giocatore ma non fa del gol la sua arma migliore, quindi sì, non siamo fortunatissimi, però niente da dire, c'è la partita di ieri, alla fine il risultato è giusto, magari sarebbe stato più giusto un 3-1 perché il Bologna ha meritato almeno di fare un gol. San Morleo. Noi con la Juve vogliamo sempre zagnarli perché un po' se lo meritano a prescindere, un po' vogliamo sempre vedere, ieri delle truffe in realtà non ce ne sono state, secondo me è stata una partita regolarissima, forse sembrava neanche di giocare contro la Juve sulla carta, però alla fine... C'era un rigorino forse. Ma sì, andare ma, proprio ma comunque, cioè, sia, comunque sì, cambiava è poco. Stata forse l'unica partita che non c'è niente da dire. Sì, no? Non c'è molto da dire, alla fine abbiamo meritato di perdere. Peccato perché potevamo portarci a casa qualche punto contro una Juve che secondo me non era la miglior Juve di sempre. Ma la tua analisi dopo partita alla telecamera lì com'è iniziata? Senza magari colorirla, com'è iniziata? Cioè, no, eri tranquillo? No, sono stato tranquillo perché alla fine perdere con la Juve ci sta. Il problema è giocare bene, che secondo me alla fine... Ecco, questo è il tuo canale, San Morleo, sì. Vedo che sei molto seguito, tutte le settimane fai una cronaca, cioè, diciamo che con la Juve questa volta non c'era niente da fare, la fortuna non ci ha aiutato negli episodi. Sì, perché alla fine abbiamo preso un gol con 200 rimpalli, e l'altro su calcio d'angolo, alla fine la sfiga... La sfiga, perché poi, cioè, se riguardate l'azione del colpo di testa di l'uomo dalle scarpe lisce, come si chiama? Cuadrado. Ma neanche lì, non riescono neanche a farsi un euro autogol. Neanche lì. Beh, c'è da dire che gli arriva di fronte al portiere. Quale, ho capito, ma è una bomba. Adesso, cioè, non era Garella, è un portiere reattivo, che voglio dire. Vabbè, stiamo parlando di Szczęsny, che è forse il miglior portiere del campionato. Se arriva la palla lì, fai quel movimento, lì sei anche. Tra Garella non l'avrebbe preso. Garella, no, perché era alta. Lui l'avrebbe preso solamente coi piedi. Cioè, da contestare c'è poco. Cioè, si è parlato della gomitata di Chiellini. Sono piccolezze quelle. Ieri abbiamo perso perché abbiamo perso. Abbiamo perso perché noi queste partite qua le perdiamo. Cioè, non, secondo me c'è poco da fare. Per adesso noi ancora in queste partite qua non riusciamo a fare quel salto di qualità in più per permetterci di fare anche il punticino, di ottenere il risultato che darebbe un po' di morale in più ai tifosi più che altro, perché penso che poi dopo alla società, alla squadra, tutto il resto, ne abbiamo già parlato anche tante altre volte, non è una partita che cambia poi dopo obiettivi. Adesso è finito il girone d'andata, ci sarà il girone di ritorno, si spera di fare un po' più di punti e di salvarsi tranquillamente, poi dopo quest'altro anno
sarà, speriamo, un campionato senza Covid, col pubblico, speriamo, con tutto, sì, il resto. Senza pubblico, anche queste partite qui non si possono vedere. Stiamo per andare in pubblicità. Prima di andare in pubblicità, Natascia, volevamo, sì, fare le condoglianze. Assolutamente sì. È venuto a mancare un personaggio noto e molto conosciuto, si chiama David Savorani. Lui è di Faenza, tra noi fan di Vasco era conosciutissimo perché veniva spessissimo. Ma anche qua veniva sempre, mi taggava a me da tutto. Ed era, come tutte le persone che amano Vasco Rossi, un affezionato di Punto Radio. Quindi spesso è venuto a Punto Radio, altre volte tifoso del Bologna. Grande tifoso del Bologna, nonostante su Facebook molti di voi lo conoscono perché taggava a destra e a sinistra, era un gran taggatore seriale. Purtroppo anche Vasco Rossi nel suo Instagram l'ha ricordato questa mattina. Sì, è stato ricordato da Lorenzo Rossi, il figlio di Vasco, con un bel post con la foto, ma poi lo conosceva bene anche Iannazzi. Sì, è lo conoscevamo un po', sì, tutti. Lo conoscevamo tutti perché era molto partecipe, soprattutto alle attività di Punto Radio. Sì. In quanto e a noi ci seguiva sempre, mi taggava sempre. Anche con Stefano Bulgarelli, ne abbiamo parlato oggi col figlio di Giacomo, anche con lui. Io ho il suo dipinto a casa. Volevamo salutare David perché è stata veramente incredibile la cosa. Lui se l'è quasi scritta su Facebook perché sì, scriveva: ragazzi, non sto bene. Poi ha scritto un giorno: ragazzi, vado dentro in terapia intensiva e poi non si è più saputo nulla. Pazzi, e oggi è arrivata la notizia della sua morte. Pace all'anima sua. Ciao David, andiamo in pubblicità, rientriamo subito dopo. State con noi. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store. A Bologna, in Piazza della Pace 7 e in zona stadio, di fronte alla Torre Maratona. Ma cazzo, sono per l'aria i biscotti. È che sono così buoni che io non glielo voglio dare subito alla Lara, un po' anch'io. Questo sa di tortellino, sì, di Macedonia, lei. Sono per Lara. Ho capito. Allora, va bene. Vieni, te lo do, vieni. Cattarcia, ma sono buonissimi questi biscotti. Questi biscotti di Bubi, ma chi li fa? La famiglia Rocchetta utilizza solo prodotti selezionati di alta qualità. Buoni, io me li mando tutti. Tortellino, prosciutto, mele, ma sono buonissimi! Cazzo, ma sono per i cani! Ho capito, sono anche per i cani, ma me li mangio tutti! Biscotti Bubi, solo nei migliori negozi di animali della tua città! A4, l'esclusiva classe energetica per la tua nuova casa, quella della tua vita. Style House a Castelmaggiore. Una casa che non potete neanche immaginare. Bellezza, design, risparmio, geotermia, pannelli fotovoltaici e un eccezionale sistema di sanificazione e purificazione dell'aria. Style House a Castelmaggiore. Un nuovo modo di abitare, di respirare, di vivere. Giorno, vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare. Eccoci qua, allora, due notizie. La prima: i mitici biscotti Bubi ci sta seguendo direttamente dalla Germania Rocchetta, che è della famiglia. Ciao Stefano, salutiamolo, che è andato in Germania a portare biscotti, è andato a portare un po' di tutto, lo salutiamo. E poi voglio ringraziare Mauro Castellani che mi ha ricordato numero 7 Rocco Pagano. Andate a vedere Rocco Pagano, che giocatore, ricordo, che era un fenomeno.
giocava con quel Pescara delle meraviglie di quando fece la Serie A con Galeone, era devastante, e Maldini in una puntata di sfide disse che il giocatore più assurdo che ha marcato nella storia fu lui. Io me lo ricordo perché quella sera lì, quella volta che ci ho giocato contro io, lui ha 2 anni più di me, 67, quindi lui aveva, io ne avevo 45, lui ne aveva 48, cioè fumava anche, due volte mentre giocava? Sì, se la paglia, marcava tutti ai 200 all'ora, è arrivato su Galderini, si faceva in mezzo all'area, ciao, riti, vai, perché non li corri dietro? Dico, no, lo lascio là, e c'era il Trevisanello su di testa, perché mi chiamava, vieni, stringi. Rocco Pagano, quando l'ho conosciuto, dopo ci ho parlato tutta la sera, e gli dice, ma scusa, ma Maldini fa sì, è vera questa storia, che me l'ha al paese, là, io dopo tutti quanti, perché dice che lui qui era un fenomeno. Poi non è riuscito a esplodere, perché sai, poi i calciatori... è un mondo così, un mondo un po' particolare. Dicevamo, caro San Morleo, tu ogni settimana hai questo collegamento sul Bologna o tutti i giorni? Ma più o meno quando dopo ci sono le partite do il commento, oppure quando c'è magari una news di mercato o una news così magari particolare. Ma hai questo canale YouTube o vai anche sui social? Ma un po' dappertutto, Instagram, Twitch anche. Che Twitch è una piattaforma streaming, sì. Ma Twitch io com'è che non è quello dove fa Vieri, so che fa, ma cos'è Twitch? È una piattaforma? Beh, è una piattaforma streaming, tipo. Ah, non è un altro socio che mi devo iscrivere, no, anche è lì. Un social, però anche è lì. Streaming, è tutto streaming. No, ma io non ci sto più. Ma può fare i video in diretta, Saccio? Sì, è nato prevalentemente per i videogiochi, però adesso si stanno mettendo lì molti speaker. No, toglietemelo. Dei programmi. No, toglietemi Twitch, perché io dopo che cazzo, cioè non posso, già la notte mi faccio. Adesso non con TikTok siamo come, rovinati. Non sapendo come si scrive, farai fatica a scaricare l'app. Va bene ragazzi, sapete che cerchiamo di sdrammatizzare, perché volevo andare un attimo a toccare per aiutarlo a sdrammatizzare l'argomento Virtus. Tu, sì. Tu segui basket, no? Solo NBA, basket italiano. No, ma Bologna nessuna delle due ti interessa, dai un'occhiata? Ma forse più la Virtus. Ecco, bene, hai fatto bene a dirlo, fatto bene, perché adesso che lo sappiamo, vi ho messo vicino. Cos'è successo che non è arrivato né LeBron James e neanche Gallinelli? E Bellinari. Diciamo che, scherzo, non doveva arrivare nessuno dei loro due. No, al di là di tutto è successo quello che raccontiamo dall'inizio della stagione. Le stesse cose che abbiamo detto già dopo la sconfitta con Reggio Emilia, con Cremona, con Brindisi in casa. Purtroppo questa squadra ogni tanto spegne la luce, spegne la testa e davvero non sta dietro la partita. Abbiamo avuto, diciamo, la sfortuna di affrontare una Brescia sicuramente più in forma delle partite precedenti, perché Brescia non sta andando benissimo quest'anno. Però Brescia è sempre quella squadra che va sempre a rompere le scatole. Sì, sì, no, sicuramente è una squadra molto ostica. Abbiamo beccato la partita straordinaria di Bortolani, che è questo giovane ragazzo che aveva 4 di media in campionato, con noi ha fatto 23. Però è anche vero che quando perdiamo queste partite... Guarda come siamo disperati io e loro. Quando perdiamo con queste partite sono sempre poi i giocatori che giocano un po' lì nel centrocampo, no? Poeta con Cremona, Bortolani con Brescia, che fanno la grande partita, quindi evidentemente ci sono dei problemi anche di organizzazione difensiva su quella zona di campo lì. Ecco, abbiamo anche delle immagini, sì. Diciamo che la tensione, l'imprinting alla partita o il piglio, come dicono nel calcio, forse non era quello solito, perché magari dei giocatori come la Virtus di quel livello lì, se non devono comunque anche loro giocare a un livello mentale superiore se vogliono fare il salto di qualità. Allora, tu che sei un grande seguitore di basket. Il basket, io secondo me è uno sport, poi da questo punto di vista qua, strano, cioè nel senso che effettivamente, come ha detto Ale, trovi il giocatore che fa la super partita facendo un sacco di punti, può svoltare la partita da una parte o dall'altra sempre. Ecco, è chiaro che dalla Virtus ci si aspetterebbe sempre che queste partite qua le vincesse, anche perché gli obiettivi sono di un certo tipo, quindi ogni volta che perde chiaramente c'è un po' di delusione. Però il basket è un altro di quegli sport dove si parla poi alla fine, cioè con i playoff le cose vanno avanti, si possono integrare le squadre, cioè secondo me quando poi arrivi a giocartela adesso non hai più neanche, quest'anno non avrai neanche il fattore del pubblico. Quindi fondamentalmente quando vai a fare le partite di playoff non ci sarà neanche questa cosa che solitamente aiuta molto nel mondo del basket. Aiuta la squadra leggermente un po' più debole, aiuta sempre. Sì, la squadra di casa assolutamente è supportata dal fatto che sei dentro al tuo palazzetto col pubblico lì. Quindi
non è un anno molto particolare, con due squadre che sono fuori categoria, che sono Milano e Bologna, probabilmente arriveranno alla finale, dove poi dopo te la giochi e si vedrà cosa succede. Perdere una partita adesso può succedere, dai. Non può succedere, Iannazzi, anche perché è un campionato, come diceva Lori, finché sei nella regular season tutto può andare, sì. Tutto può succedere. È quando conta alla fine poi che... Sì, regular season ovviamente ti giochi la posizione per arrivare, diciamo, in una buona situazione ai playoff. Già adesso abbiamo il cammino in Coppa Italia che inizierà a febbraio, un po' compromesso, perché arrivando quarti dovremo affrontare Venezia al primo turno, Milano in semifinale ed eventualmente, secondo me, una tra Sassari e Brindisi in finale. Quindi comunque la posizione conta, quindi la Virtus ha già perso un po' troppi punti, secondo me. In casa, poi, vabbè che quest'anno è il fattore campo. In casa, però la Virtus non perde praticamente da 2 anni fuori casa, quindi anche senza pubblico questa cosa, insomma, secondo me è un segnale. Quindi secondo me devono mettersi in testa la Porelli di preparare un po' meglio certe partite. Bene, questo è stato un po'. Dopo sentiremo anche Riccardo Corsolini, parte Fortitudo, per come tanto non hanno giocato, e poi avremo il collegamento con Samuele di Milan Press, giovanireporter.org, su quello che riguarda la prossima partita del Bologna. Nel frattempo, mi diceva la Natascia che, spulciando tra le notizie calcistiche, io cerco sempre qualcosa un po' fuori dalle righe e un po', insomma, un po' più sconosciuto dal mondo del calcio. E quest'oggi, questo mese, abbiamo festeggiato i 60 anni dall'uscita del primo album della Panini. Ma dai! Sì. Ah, è vero che c'è stata tutta la festa con Vieri. Esatto. Ma dai, è vero. Pare che questi 8 fratelli, che sono considerati un po' la famiglia Walt Disney italiana, che sono i fratelli Panini, fondarono la loro azienda appunto 60 anni fa. Partì come una sorta di collezionismo. La mamma gli regalò un'edicola, comprò un'edicola in piena guerra mondiale nel 45, 6 gennaio del 45, che diede ai figli come attività commerciale per potersi mantenere. Loro presero talmente a cuore la loro attività che, tra le varie ricerche a livello di collezionismo, trovarono un'azienda di Milano che aveva sì creato per la prima volta le figurine del calcio, ma non aveva creato nessun raccoglitore. Quindi loro si sono inventati il raccoglitore, acquistarono le figurine da questa azienda e a tutt'oggi sono una delle aziende più importanti in Italia, no, o quantomeno nel nostro territorio. No, ma poi hai fatto bene a parlare di queste cose, perché io mi ricordo ancora quando io e Allo, a 8-9 anni, 10 anni, andavamo, quando la nonna o la zia ci dava i 50 di cori, si andava a comprare le figurine, ma poi andavi in giardino, i giochi che si facevano con in giardino, figurine. Col questo, muro, numero, questo lo facevamo anche numero, noi, lettera, io sia molto più giovane, cioè, di voi. Lo youtuber che ha 22 anni non ne sa merda di sta roba. No, io anche gli Iannazzi. No, anche loro. Sì, ma voi non avete mai giocato, cioè noi uscivamo di casa a fare gli scambi. Invece che era come essere armati, con le figurine qui, arrivavi su, ragazzi. No, noi... So, mattolini del Catanzaro, ti ricordi? Ci se le giocava tirandole giù dal muro. Di tutto, c'era muretto, c'era volino, sì. Poi si giocava col primo, l'ultimo, anche poi voi. C'era l'almanacco del calcio, sì. Era meraviglioso. Bellissimo. L'almanacco del calcio, io ci ho passato veramente tutti. L'infanzia a guardare. Mi ricordo tutte le ancora, conosco dei giocatori, tuttora, con in mente la figurina, che non li avevo mai visti, non sapevo, però me li ricordo di giocatori anche che giocavano nell'Ascoli, nella Pirker e quell'altro, perché c'erano dei nomi che ti rimanevano impressi. Sì, no, noi siamo stati, secondo me, l'ultima generazione. Ah, voi avete usato i figurini? Assolutamente, sì. Mi ricordo che alle scuole elementari erano il passatempo preferito. Ma vi dirò, anche mio figlio che ha 20 anni. Ma li giocavate numero e lettera? In che senso? Allora, in che senso, vedi? Allora... C'avevano il nome davanti, sì, e il numero dietro, che allora, certo. O giocavi a numero, che se tu giravi 3 con 3 vincevi, ecco, o a lettera cominciava con l'A. Secondo me giochi. C'era più lo scambio negli c'era lo scambio, sì. Perché i giochi così, con i punteggi, sono nati con altri tipi di figurine, perché sempre nel calcio sono nate delle figurine dove il giocatore aveva la potenza, quindi sono evoluti i giochi. Noi invece, che io mi ricordo ancora l'odore, noi avevamo degli elastici pieni di doppie che se le giocava passando i pomeriggi invernali. E mi ricordo, Giorgio Mastropa Pasqua, se tu giocavi a nome,
era G, se giocavi a cognome era M, quindi quando tu giravi G, quell'altro, quando arrivavi, se giravi prima tu la G e quell'altro G, prendeva tutto quello che era lì, prendeva uguale col numero, uguale con la lettera, uguale con volino, cioè abbiamo fatto grazie a Natascia, vedi che Natascia va sempre a cercare delle cose interessanti. Sta ragazza qui ogni volta scopriamo delle cose nuove. Io mi ricordo anche, questo non c'entra, ve la racconto, io dove abito adesso, quando avevo 8-9 anni, nella terrazza di fianco alla mia ci abitava, pensa te, uno che lavorava alla Panini, era sposato, non aveva figli e io in casa eravamo io e mia fratella, eravamo in tre, facevamo un bordello. Questo quando arrivava ci portava sempre dei gran pacchi di figurine con degli album, tant'è che io non feci. Hai finiti tutti? Sì, ma io non facevo solo calcio, facevo, c'era Love East, ti ricordi? Love East, là, Love sì, East. Sì, c'era sì, quello sì, lì, sì, poi sì, c'era sì. quello dei... Dai, come si chiama che c'era anche il diario? Non le Struttuppen, quell'altro, Iacovitti. Con i salami tagliati che camminavano, c'erano tutte quelle robe lì, ragazzi, scusate. Guardate che remember che ho combinato io. Andato a scatenare l'inferno con le figurine panini. Che sono belle cose per chi ha seguito come noi, che comincia ad avere l'età come abbiamo io e Andrea. Con le figurine, figurine, palline di vetro, ti ricordi Cicco Palma? Le biglie, c'era biglie sulla tasca sinistra e figurine, cioè eri armato così, figurine e biglie, vabbè. Non c'era il cellulare. A proposito di figurine, ma qualche figurina in attacco che si dice, San Morleo, visto che parli anche di mercato, che notizie ci sono? Perché hanno sparattaccato lì tanti di quei nomi, l'ultimo Arnautovic, che non sarebbe neanche male, 3-4 anni, era un top questo qui 4 anni fa, però 40 milioni mi pare. Sì, ma la domanda che vi faccio io, scusate, per l'amor di Dio, un top, un giocatore fortissimo che giocava a livelli, ma secondo voi viene a Bologna? È quello che mi chiedo gioca io. In Cina, scusa. Ah, ma in Cina gioca e prende delle sbaracate di soldi. No, adesso hanno messo il limite in Cina. Hanno messo l'IDM, vuoi venire per quello? Il limite sì. di un milione, mi pare due. Non mi ah sì? Sì. Hanno messo un limite di finanziamenti nel calcio, quindi... Ah, ecco perché vuol venire via. Tanti giocatori, anche lo stesso Graziano Pelé che si è svincolato, tanti giocatori che erano in Cina, il Sharawi che è tornato alla Roma, stanno facendo la scelta di tornare indietro perché non è più quel paradiso economico che era fino a uno o due anni fa. Microfono di... Ora hai fatto già la puntata sul mercato? Che nomi... No, ancora sono nato, perché per ora sono tante notizie buttate lì. Ma no, che notizie hai? Qualche notizia, qualche nome? Perché io il nome che avevo dato io alla fine era il mio di tutti, Alario. E ha fatto gol anche l'altra settimana nel Bayer Leverkusen ed è stato proposto qui. Ma sapete perché a me l'ha detto della gente? Ma perché l'hai proposto o l'avete proposto? Che è un giocatore che non verrà mai perché gioca in Champions, nel Bayer Leverkusen è terzo in classifica e fa sempre gol. Semplice, perché il Bayer ne ha 4-5 di quel livello lì di giocatori e si vuole alleggerire perché magari provano a fare un colpo anche loro. Quindi lui sarebbe venuto volentieri in Italia, questo giocatore, è chiaro che sono giocatori di livello che vanno pagati. Te da pagare. Ecco, infatti io credo che Arnautovic sia un nome molto interessante, però credo anche che il Bologna, se non riesce a portare a casa una formula molto convincente, tipo un prestito, adesso poi bisogna capire se Arnautovic riesce a liberarsi a costo zero dalla squadra cinese, però se non riesce a spalmare lo stipendio di Arnautovic in tanti anni non credo che sia arrivabile, perché è uno che prende 3 milioni, il Bologna attualmente l'ha già detto tante volte, non se lo può permettere. Infatti, per farlo sapere anche a Zampi e a tutti quelli che a casa si scrivono di Arnautovic è un ottimo giocatore, almeno era un ottimo giocatore, va per i 32 anni, ha un ingaggio devastante, insomma, non lo so. Ma io poi dico anche una cosa, che credo che in questo momento qua, in una squadra come il Bologna, che fa molto volume di gioco, girando molto intorno e poi non concludendo, visto che purtroppo Barrow ci ha fatto vedere in queste partite qui domenica che sì, domenica no. Sì, che però si trova meglio a giocare esterno che a giocare punta centrale. Arnautovic cioè, fondamentalmente uguale, quando te trovi un giocatore che poi dopo lo metti lì ed effettivamente fai il centravanti, che Palacio non lo è, Barrow non lo è, probabilmente nel tuo modo di giocare può darsi che qualche volta quando arriva poi un cross in mezzo ci sia la punta che lo prende, perché purtroppo anche Palacio tanto volume di gioco, tanto movimento, tanto spazio per gli altri giocatori che i centrocampisti, però non è la punta d'area che sta facendo bene destro, infatti, voglio dire. Destro l'assestare. Ma non, aspetta, cioè, non nel senso che lo rimpiangiamo, però sta facendo bene destro con un allenatore che probabilmente lo sta facendo giocare, perché ecco. Lo vediamo tutti che la Serie A
non è una roba assurda dal punto di vista delle punte che fanno gol. Ecco, intanto ragazzi, vedete, vedete la scheda di Arnautovic, però vi ricordo che questo giocatore qui, che non è una scoperta del Bologna, è un giocatore che comunque non è una prima punta. Beh, in realtà, è sulla falsa riga di Barro. In realtà, come puoi vedere anche da questa schermata qua, lui ha la maggior parte di... Sì, ma se tu, se tu vai a vedere, come ha giocato lui, se vai a vedere i video, se vai a vedere tutti, se lo vedi come lo presentano gli addetti ai lavori del calcio, Arnautovic si è presentato come una seconda punta. Lui si stacca, gioca a sinistra, non gioca neanche a destra, capito? È un giocatore che parte largo, come un po' come faceva Diamanti, quei giocatori che partono da lontano, hanno talento, hanno forza, ma centra avanti puro, fermo lì davanti, dove non vuol giocare Barrow, lui non gioca. Ma fermo là davanti, il Bologna non gli serve un centravanti. Fermo nel senso che fa il centravanti, perché alla fine tutti i nomi che sono usciti, secondo me, sono punte... Non sono punte. Non sono punte. Cioè, sono... Ce n'era uno di punte, quello che abbiamo fatto noi, che è stato proposto a Sabatini. Cioè non è che non è stato... Io ve l'ho fatto il nome. Perché io, il nome ve l'ho fatto perché è stato portato qua. Te potresti farlo youtuber. No, a me mi bussano. Se io dico tutto quello che so, mi bussano dopo, se lo dico. Perché io dei nomi ne vedo passare un bel po'. Perché ho degli amici, che fanno quel mestiere lì, mi dicono la scheda del giocatore, mi mandano i filmati. Ma poi c'è anche da dire un'altra cosa: se noi prendiamo una punta, dobbiamo togliere dello spazio a Palacio, voglio dire. Palacio farà il Chinaglia. Ho capito, però voglio dire, secondo me lui è contento di giocare, voglio dire, sì, 60-70 minuti. Gol, Allo, non facciamo gol. Però voglio dire, ci vuole uno che vuole giocare 60-70 minuti, è l'ultimo anno che fa, probabilmente. Certo. Però chi è che fa gol che non li fa lui neanche se gli sposti la porta? Lo faranno i centrocampisti. Il problema è che oltre a non fare gol, quest'anno Palacio è sotto anche dal punto di vista fisico rispetto all'anno scorso. Cioè non è più il Palacio dell'anno scorso che si spostava, permetteva a Soriano di inserirsi, quindi... io credo che una punta serva assolutamente, non credo arrivi perché insomma le cifre non ci sono, a meno che appunto, come dicevo prima, non si riesca a trovare un accordo molto favorevole al Bologna, però ecco, accordo molto favorevole al Bologna con quel giocatore lì, appunto, no ma una infatti punta arrivava se avevi i punti del Parma, se avevi i punti del Torino, però probabilmente anche ieri, vedi Allo, ieri guardandoti intorno, guardando nei vari siti, guardando nelle pagine, nei social, poi non so, su YouTube, cioè tutti quanti dicevano, io ho sentito dei commenti che dicevano è un peccato vedere questa squadra senza una punta, è un peccato non vedere un Bologna con un centravanti, è un peccato non vedere una punta vera che tutte quelle occasioni la buttano dentro. Cioè, l'investimento è light motive. Il Bologna l'aveva fatto l'anno scorso, perché Barrow, per cui ha speso 19 milioni, 20 milioni, a Bergamo giocava punta, non giocava esterno. Quindi voglio dire, fondamentalmente io penso che l'obiettivo fosse quello, poi che il mister l'ha visto lì, ha iniziato a farlo giocare lì, lui ha reso molto lì, cosa che sta facendo anche un po' meno quest'anno, però è un buon cambio per Palacio, non hai Santander che è rotto, cioè fondamentalmente se avevi 12 punti, 13 punti, allora probabilmente l'investimento o lo sforzo lo facevi, così come dice Ale, secondo me è difficile che il Bologna vada a comprare una punta spendendo quei soldi che di ingaggio o tanti soldi per prendere un in prestito. Addirittura poi adesso qui dicono falso 9, ma sapete cosa vuol dire il falso 9? Cioè, falso 9 ce ne abbiamo già 3 o 4 di falso 9 noi, in realtà, quindi non è il tipo di giocatore che puoi fargli fare, questi sono giocatori che arrivano che sono già giocatori, non è che gli dici vai lì, fai qui, vai là, fai su, questi cioè, arrivano. Neanche, non c'è neanche mercato quest'anno, no, non c'è mercato. Cioè, non è da dire beh vabbè do via Sansone, Skomosen a far, per andarli a far giocare. Ti fermo, sai perché? Perché noi dopo la Juve andiamo a giocare a Milano, dove troviamo il nostro amico Samuele. Giochiamo in casa. Giochiamo in casa, eccolo qua, Samuele. Ciao Samuele, buonasera. Ma sembra Ibrahimovic. Ciao questo pizzetto. Buonasera. Ciao Samuele, allora ovviamente figurati te se il Bologna non va a incontrare il Milan nel momento che prende tre pere. C'è anche l'Inter che non approfitta mai di tutto quello che dovrebbe approfittare. È sempre primi in classifica, è campione d'inverno il Milan. Esatto, sicuramente. Mandžukić ha anche giocato un po', oggi ho sentito degli audio, non so se sono veri o no. Cosa mi dici? Ti dico, per quanto riguarda Mandžukić, ti do una notizia quasi dell'ultima ora, più o meno, perché oggi ha avuto dei problemi, in realtà dovuti alla post partita, quindi agli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora giocati appunto contro l'Atalanta, dove
pare abbia avuto alcuni problemi, quindi partiamo dal presupposto che è in dubbio la sua presenza per il derby di domani di Coppa Italia del Milan. Sì, perché gioca anche domani il Milan. Esatto, sì. Milan comunque che sta attraversando un po' un momento particolare, io lo chiamo quasi un paradosso, perché come dicevi tu, campioni d'inverno, quindi da una parte della medaglia troviamo sicuramente buoni risultati, buon gioco prodotto, però dalla parte opposta della bilancia c'è certamente questa sconfitta un po' pesante contro l'Atalanta in casa. Ma dimmi una cosa, come si sono visti i due giganti davanti? Come li avete visti? Ma sicuramente Ibra, io penso siano un po' due teste, tra virgolette, teste calde, come di solito vengono chiamate, però è chiaro che l'essere professionisti da una parte, ma soprattutto il fatto che Mandzukic adesso abbia una consapevolezza e soprattutto un'esperienza da mettersi a disposizione della squadra più che magari tra virgolette creare dei problemi. Poi ovvio, la condizione fisica è quella un po' precaria, dove cerca di capire quali siano le sue condizioni. Senti Samuele, ma quell'audio che si è sentito oggi, quel video, è vero o è che dicono che Ibrahimovic ha detto qualcosa a Mandzukic o no, è una balla? Per me non, da quello che mi risulta non è vero nulla. Però l'hai sentito anche tu? No. Girava oggi su TikTok. Ho sentito questa voce, ma da quello che risulta tramite la redazione per cui lavoro, non dovrebbe essere nulla di reale. Bene, questo vabbè, non che ci era giusto così per curiosità. Quindi, speranze per il Bologna secondo te? Ma io penso che si parte dal presupposto che per cercare di captare quella che può essere la situazione Bologna-Milan, che appunto giocheremo a Bologna, e il Bologna penso debba un attimino guardare e cercare di capire come il Milan si presenta alla partita di domani, quindi se c'è una reazione, se insomma Pioli e i suoi uomini tenteranno in qualche modo di portare a casa domani la qualificazione in Coppa Italia e poi proiettarsi alla sfida di Bologna con un'altra mentalità e con un altro atteggiamento rispetto alla sfida con l'Atalanta. Direi purtroppo, perché noi domenica non ci farebbe male un puntino per muovere un po' sta classifica che sta diventando un po' pesante, ma senti, tu credi che l'arrivo di Mandzukic possa aiutare? Cioè, non diventeranno due fazioni, dai? Io penso proprio di no, perché comunque, come dicevo prima, queste sono un po' le primissime voci di due giocatori mentalmente particolari, però poi alla fine parliamo di due professionisti e penso che entrambi vogliano il bene della squadra prima di tutto e poi spero anche il bene dei tifosi che stanno a guardare. Altra domanda che ti faccio è una sciocchezza: io oggi ho visto delle foto in giro di Ibrahimovic rasato a zero, è vero? No, non è vero, pare non sia vero, soprattutto perché dopo aver pubblicato questa storia su Instagram, poi è uscito fuori che in realtà ha fatto una videochiamata con altri amici, altre persone, poi alla fine i capelli ce li ha tutti, quindi per visto? Ora no, dovrebbe essere tutto normale. Ma come facevi tu quando facevi finta di tagliare i capelli? No, perché noi ci interessa che Ibrahimovic sia distratto, così magari domenica non bolla, perché questo bolla sempre, è assatanato, sembra è veramente una che roba. Mito, comunque bravissimo. Niente, Samuele, ti ringrazio per adesso, sei stato molto gentile, noi ti facciamo in bocca al lupo per domenica, ma speriamo che almeno un puntino di grattarvelo. E so che comunque sei molto attivo anche su Giovani Reporter, oltre che su Milan Press, e niente, speriamo che, ti giuro, io basca non lo vince la Juve lo scudetto, tipo per tutto, no scherzo, però il Milan quest'anno mi sembra molto meglio della Juve. La Juve la fanno forte, ma non è più forte come una volta, secondo sicuramente, me. Sicuramente, io penso che anche se non morirà fino alla fine, sportivamente parlando, sarà sempre lì. Soprattutto perché hai campioni, al di là di quella che può essere l'esperienza dell'allenatore, ha sicuramente dei calciatori con più talento, con più esperienza, però partita di domenica ho visto un buon Bologna dal mio punto di vista. Quindi, sì, l'abbiamo visto buono anche noi, però quando lo vedi buono non si tira su niente. Peccato non aver sfruttato quelle occasioni quando il risultato era fermo sull'1-0. Esatto, va bene. Samuele, io ti ringrazio, ci sentiremo magari prossimamente sotto, sempre qua in televisione. Grazie di essere stato con noi. Ciao Samuele. A presto, ciao Samuele. Grazie, ciao.
Bene, torniamo in studio, ringraziamo Samuele di Milan Press e Giovani Reporter. Avete visto la classifica, Samuele, no è Samuele. Anche. Sì. Ah, è vero, si chiama Samuele anche te. Lui. Sì. E cosa ne pensi di questo? Perché 20 punti l'anno scorso erano belli a questo punto. Quest'anno sono carini, perché dietro senti sta pressione di non c'è una squadra materasso, quindi sei sempre sotto pressione. Cosa ne pensi? Beh, se ne fai altri 20 sono 40 punti, ti salvi, ma non è tutta sta gran stagione. Ah, ti salvi con 40, sei sicuro quest'anno? Sì, sì, secondo me sì. La classifica dici che perché non mi sembra ma quel sì, tipo. Perché alla fine le squadre... I tuoi follower cosa dicono? Sono sbroccati, sono tranquilli? Ma sai, c'è sempre quello positivo, quello sempre negativo, che appena perde una partita dice Serie B, e poi magari arriva quello positivo, ma no, si va ancora in Europa League, c'è ancora qualcuno che pensa... Beh, quello è il classico del tifoso bolognese. Sì, la settimana prima il portiere è marcio, la settimana dopo è quello del classico. Speriamo di trovare una linea. Sicuramente la partita di domenica, ecco una cosa che mi viene da dire, col Milan ci può stare anche di perdere, quindi cerchiamo subito di non andare a scrivere, retrocediamo, perché dopo abbiamo Parma, Benevento, che sono la nostra portata. Il Sassuolo è quella mina vagante di partita che lo sappiamo già. Ah sì, cioè io sinceramente adesso non ho visto la partita del Milan con l'Atalanta, però avendo anche la Coppa mercoledì con l'Inter, quindi una partita sicuramente impegnativa dove tutte e due vorranno andare avanti, perché poi dopo sembra così, ma sta Coppa ci tengono, ecco, quindi non è che giocano tanto per divertirsi e non fanno giocare proprio le seconde linee. Credo che alla fine il Bologna se la può sempre giocare, ecco, no. Poi le altre, nelle partite che sono alla nostra portata, bisogna iniziare a fare sicuramente più risultati per arrivare prima possibile alla salvezza tranquilla. Poi tutto quello che viene. Ecco, allora adesso prima di andare in pubblicità ve ne dico un altro, no? Perché un giocatore molto interessante, un attaccante giovane che gioca, solo che adesso gioca nello Young Boy, sono primi in classifica, questo fa sempre gol, è un giocatore già segnalato, ma mi dice il mio amico qua che sicuramente Di Vai e compagnia bella lo andranno poi a vedere a fine campionato. Questo giocatore, vi do anche il nome, si chiama, attenzione, Jean-Pierre Nsame del Camerun, è un 93, ha 27 anni, bolla, andate a vedere la sua scheda, bolla nello Young Boys, bolla raffica, insomma fa dei gol, quest'anno ne ha già fatti un tot, è un 93 molto forte sia tecnicamente che fisicamente, c'entra avanti ed è stato proposto, ovviamente costa sui 10-12 milioni di euro. Eccolo qua, questo è un altro giocatore di quelli che io e noi di 442 vi facciamo vedere, vi proponiamo. Ricordatevi quell'altro che vi avevamo segnalato l'altra volta, questo qui, tutti e due sono stati già proposti al Bologna. Vedrete dove giocheranno e dove giocano, perché poi fate presto, adesso con internet tutti possono vedere quello che vi stiamo facendo vedere noi. Questo è un altro giocatore già proposto al Bologna, con 8, 9, 10 milioni si prende, ve lo dico. Quindi non ci sono. Non ci sono, però se ne vendi uno tiri su qualcosa. Ah, certo. Comunque, 7 milioni. Se poi vai, 7 milioni. Però te lo dico io, lo prendi con 8, 10 perché sta facendo gol anche adesso, primi in classifica nello Young Boys. Questo per dirvi che poi adesso se prendono un giocatore che spendono delle cifre assurde per poi lasciar lì questi qui che hanno comunque 27 anni, per un attaccante di sto livello qui è top. Andiamo in pubblicità, torniamo dopo. Ma cazzo, sono per l'area i biscotti. È che sono così buoni che io non glielo voglio dare subito alla Lara, un po' anch'io. Questo sa di tortellino, sì, di Macedonia, lei. Sono per l'area. Ho capito. Allora, va bene. Vieni, te lo do, vieni. Tanti, ma sono buonissimi questi biscotti. Questi biscotti di Bubi, ma chi li fa? La famiglia Rocchetta utilizza solo prodotti selezionati di alta qualità. Oh, buoni, io me li mando tutti. Tortellino, prosciutto, mele, ma sono buonissimi! Cazzo, ma sono per i cani! Ho capito, saranno anche per i cani, ma me li mangio tutti! Biscotti Bubi, solo nei migliori negozi di animali della tua città.
A4, l'esclusiva classe energetica per la tua nuova casa, quella della tua vita. Style House a Castelmaggiore. Una casa che non potete neanche immaginare. Bellezza, design, risparmio, geotermia, pannelli fotovoltaici e un eccezionale sistema di sanificazione e purificazione dell'aria. Style House a Castelmaggiore. Un nuovo modo di abitare, di respirare, di vivere. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna 20. Movida 87 Store. A Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare. Allora, io e Andrea Lori in due abbiamo provato a gonfiare una borsa dell'acqua calda adesso dietro, non volevo fare la figuraccia, non ce l'abbiamo fatta, non ci siamo riusciti in due. C'è solo una persona, solo una persona al mondo che ci riesce e che ci sta guardando. Quindi un caro saluto al nostro Beppe Maniglia, che a Bologna lo si ama, lo si odia, noi lo amiamo. Ciao Beppe. Salutiamo Beppe Maniglia, che io mi ricordo quando facevo Fughino da scuola a 15 anni, era già lì che gonfiava, te lo ricordi? Che andavamo, si andava in centro a vedere i monumenti e Beppe Maniglia, col suo ferro, la sua musica e la sua bombola, la sua borsa dell'acqua calda, che comunque è stato, è una parte storica di Bologna, mi fa piacere salutarlo. Sì, ha mandato un WhatsApp dove saluta tutti, saluta tutti i telespettatori, saluta tutti i presenti in studio, quindi un bacio a te. Salutiamo Beppe Maniglia, grande Beppe. E dovremmo avere in collegamento, guarda che sfondo, bello, ma che roba! Ma che roba, cos'è la tecnologia, che cos'è questo qua? Sì, non sono a palazzo magari, però... No, cos'è? Buonasera a tutti. It's fantastic! Stasera ti si vede bene, c'è la Tassi che è contenta con una pasta. Beh, bellissimo! Perché lei non sa che tu da lunedì non ci sarai più. Perché? Sparisce? Dove vai? No, vabbè, non è così scontato adesso, la chiamata Skype si può fare sempre, sarà un po' più difficile venire lì. Vabbè, comunque ascoltami, Ricky, c'è stasera Lori ha detto che preferiva non parlare di Iannazzi preferiva non parlare di basket, non ho capito perché, però la Fortitudo comunque non ha perso. Non ha perso, abbiamo guardato i nostri ormai ex che giocavano in altre squadre, perché ci poteva limitare a far questo. La partita di Varese è stata rinviata con qualche polemicuccia di fondo, perché... si è parlato tanto in realtà di quanto i protocolli attuali siano fatti, non dico male, però abbiano all'interno delle controversie non da poco, e quindi niente, noi adesso ci possiamo limitare a, non dico ad aver gioito, però anzi la Virtus ha perso un'occasione comunque per farci un favore, perché Brescia è la nostra diretta concorrente. E quindi insomma gli hanno regalato due punti che non dovevano regalargli, e noi stiamo in quella zona della classifica in cui eravamo prima. E se mi posso permettere una scollina un attimo dal discorso Fortitudo Bologna Virtus, perché domani comunque una giornata speciale per gli appassionati di basket, ma secondo me di sport tutto, visto che io in più o meno verso quest'ora, forse un po' più tardi, mi trovavo in questa parte del palazzetto, il 26 gennaio del 2020, e mentre noi vincevamo, la Fortitudo stava vincendo, cosa che non succedeva da un po', perché avevamo avuto il derby, il famoso derby di Natale, la sconfitta con Pesaro, la sconfitta con Trieste, vinciamo con Varese, ma la notizia era un'altra, perché... durante la palla 2 poi arriva la notizia di Kobe Bryant, che perde la vita con sua figlia. Io domani proverò ad andare anche a Reggio Emilia, visto che gli intitoleranno una piazza, non ho capito bene quale,
Però insomma, quella di domani è una giornata importante anche a un anno di distanza, perché è stata una perdita importantissima non solo per il basket, per quello che aveva fatto Kobe Bryant e per quello che poteva ancora fare in realtà, perché era un fenomeno globale come quasi come Jordan, e quindi insomma ci sarà comunque da ricordare qualcosa. Bravo Ricky, infatti hai toccato un argomento vero, adesso mi ricordo anch'io che fu data la notizia proprio lì al palazzo, e poi dopo comunque anche noi lunedì ne parlammo. Il lunedì purtroppo sì, è stata una cosa incredibile, l'ho visto qualche giorno fa, hanno fatto vedere un filmato delle nuove immagini, delle cose, ma sì, resta il fatto che comunque questo è un personaggio incredibile dello sport mondiale. Speriamo che gli possano davvero domani, che tu riesca domani a inquadrare, a fare un video, qualcosa. Ci proverò, sì. E poi sì, me sì. Lo mandi e dopo lo mandiamo in onda lunedì con il copyright sotto, con scritto Riccardo Corsolini, dirà del 1909, no? Perché comunque è interessante. Ma la prossima settimana dov'è che vai? A Roma. Sì, a Roma. Sì, perché c'è qualche partita in particolare. Il basket non c'è più lì a Roma, per cui veramente no, non ho scelto la città migliore, però sì, vado a Roma. Non va è che vai in Senato. Vai in Senato, per me no, va in Senato. No. Per me va in Senato. Adesso ce lo vedremo. Prossimo collegamento con il Senato dietro. So che telefonano tutti. Oh, stanno chiamando tutti. Quindi spero per lui neanche al CONI, perché la situazione non è delle migliori. Non è delle migliori, no. Diciamo che per motivi di studio Ricky non avrà più il tempo che adesso, il lunedì sera. Faremo dei collegamenti quando si riuscirà e quando non si riuscirà. Parlerà tutto, dirà tutto Iannaccio, sia della Fortitudo che della Virtus. Gli diamo questa. Allora vedrò di esserci. No, così sarò eco. Esatto. Te lo prometto. Sarò eco, te lo prometto. Niente, Riccardo, allora per adesso ti ringraziamo. Attendiamo notizie, magari se ne hai la prossima settimana, qualche video, qualcosa. Se domani riesci a capire cosa succede con Kobe Bryant. Bellissima questa immagine, se ti veniva a mente prima questa idea, è proprio bella. Cioè, il palazzo, vedere il palazzo così Allo, perché Allo anche lui è uno di quelli che è sempre lì. Si è abbonato, va sempre al palazzo, cioè ci manca tutto, ci manca stadio, ci manca palazzo, cioè. Non ci saremmo andati comunque, va detto questo, però vabbè, fa lo stesso. Vabbè, però perché è un altro palazzo, esatto. In realtà quello dove siamo adesso. Vabbè, devi mettere l'Unipolarena Arena, Riccardo. Va bene, Riccardo, ti saluto, ti ringrazio. Ciao Ricky. A presto, in bocca al lupo, ci sentiamo. Ciao Ricky. Ciao a tutti, grazie, salutiamo, buona serata. Riccardo Corsolini di Radio 1909 con questa bella immagine, bella. Non è male, non è brutta. Sì, adesso potremmo studiare dei collegamenti con delle immagini dietro da tutte le parti. Allo, quando è che torniamo al palazzo, allo stadio? Secca. Non credo, sicuramente prima di settembre, cioè non... Cioè, sarebbe già bello tornarci a settembre. Me lo auguro all'inizio del prossimo campionato, però dipende tutto da direi quanta gente riusciranno a vaccinare, sì, in questi 5-6 mesi. Ecco. Sì, le notizie non sono certo delle migliori, perché dopo un mese non ci sono già più i vaccini, sono già finite le siringhe. Vabbè, non tocchiamo questo argomento che mi viene l'ansia. Esatto, lasciamo stare. Noi ci auguriamo che a settembre... Salutiamo tornare. Uno che conosci anche tu, che è Luca Cordero di Petroni, è Luca Petroni, grazie. Lo chiamavamo Cordero, che lui è un juventino sfegatato, proprio lui vive e fa bene, è un tifoso, cioè ognuno tifa la squadra che vuole, lui la vive proprio in maniera assurda, mi ha detto vai tranquillo che tanto quest'anno non vinciamo niente, però io fossi in te penserei al tuo Bologna, cioè me lo dice come monito, perché in effetti infatti noi ci pensiamo Luca al Bologna. Purtroppo non basta pensare, bisogna andare in campo, giocare e vincere, e se tu hai seguito la trasmissione ho detto che ieri penso che sia la prima una delle poche partite che non abbiamo niente da dire, da recepire, cioè, abbiamo perso meritatamente, lui ha vinto meritatamente, è il bello poi anche questo qui, non so. Sarebbe meglio se ci fosse stato qualcosa da dire, ecco, era più bello, almeno potevamo zagnare, se ci togliete anche la zagnata, cioè, no, è finito dopo sì, dobbiamo sì. Accettare tutto. Comunque saluto Luca, saluto Andrea, saluto tutta la famiglia Petroni. San Morleo, chi è che vince lo scudetto, a proposito? Cosa dicono i tuoi follower, youtubers? Secondo me l'Inter, secondo me quest'anno vince. Ma l'Inter non approfitta mai? Ma alla fine secondo me è la squadra giusta. È la squadra giusta? Sì, il Milan secondo me alla fine non so se arriverà, però probabilmente lo terrà fino alla fine. La Juve non so. La Juve? La Juve arriverà fino in fondo, però non mi sembra l'anno.
ormai. Non ti sembreranno. Iannazzi? Secondo me l'Inter è costretta a vincere lo scudetto perché è l'unico modo per salvare una stagione fino a questo momento fallimentare. E per giustificare i 10 milioni, 12 milioni di euro del mister. Conte, secondo me, l'unico modo per salvare la sua stagione è vincere lo scudetto, anche perché sono arrivati quarti addirittura nel girone di Champions, uscendo dalla Champions e dall'Europa League, quindi non hanno proprio scusanti con una squadra che è costata tantissimo, quindi veramente non so se è la più forte, ma è costato un pacco e quindi è costretta. Sì. Per te, Natasha? Allora, io posso dire la mia speranza sarebbe il Napoli, ma la vedo dura e quindi probabilmente Napoli vincerà l'Inter. Napoli non ci salta fuori. Un figlio interista, almeno uno in famiglia festeggerà. Anche il Napoli allo, col Verona, sto Verona delle meraviglie, ma il Verona. Il Verona però, pazzesco, vedi la partita che ha fatto contro di noi, che è stata una partita un po' particolare, non ha sicuramente brillato, cioè io vedendo Bologna-Verona ho detto, bah, se il Verona ha 27 punti e noi ne abbiamo 17, quelli che erano, secondo me è una squadra al nostro livello, però poi dopo magari, cioè, è la differenza rispetto a noi, cioè contro il Napoli fa la mega prestazione e vince 3-1, a noi non succedono queste cose qui, cioè noi facciamo magari l'1-0 risicato, abbiamo fatto un po' di pareggi, ma non ci capita mai di fare l'exploit contro la squadra importante. Bene, questo non ci capita mai, speriamo che ci capiti dalla prossima settimana. Vi dico che io e Natasha questa sera e domani sera, fra 5 minuti, 5-10 minuti, saremo di nuovo su Punto Radio in onda, quindi tutti lunedì e martedì dalle 19 alle 20. Adesso noi usciamo da qui di corsa, andiamo su a Punto Radio su e scateniamo, scateniamo della gran musica. Speriamo, come vi dicevo domenica, di fare una prestazione top, di grattare dei punti al Milan. Ringrazio per questa serata chi ci ha seguito, comunque sa che noi tutti i lunedì abbiamo questa dinamicità. Voglio ringraziare Sam Morleo, che lo chiameremo un'altra volta questa sera. Non voleva sbilanciarsi, l'ho visto, era un po', voi, aveva il freno a mano un po' tirato perché doveva prendere le misure. La prossima volta lo troveremo dirompente, magari dillo nelle tue dirette che se, portaci la prossima volta che verrai, portaci qualcosa che è venuto fuori dai tifosi, bene, qualche domanda che vedi un po' particolare, qualcosa di strano, ce l'aspettiamo. Sam Morleo lo trovate su YouTube, andate a cercare il suo canale, è sempre in, è sempre lì, sempre lì. Iannazzi che non va, ecco questo ve lo fa subito, vi facciamo vedere la pagina. Iannazzi, non vai a Sanremo? No, quest'anno no, anche perché insomma la situazione è ancora un po' caotica. Caotica in divenire, poi io mi laureo a metà febbraio, quindi dopo mi voglio prendere un piccolo periodo di riposo, però comunque sabato riprendiamo su Punto Radio, avremo come primo ospite Rico Ruggeri, quindi partiamo bene. Simpatico Rico, mi piace, grande oratore, grande parlatore, ecco, bravo. Oltre ad essere musicista è anche un nostro collega, perché poi è uno speaker radiofonico, esatto. Quindi insomma, io sento tanto... anche... Lui è su Radio 24, sì. È bellissimo quel suo video. Racconta delle storie. Quando le racconta, sì, sì, le sa raccontare bene, si mette l'impegno. Ecco, grazie a tutti. Ci saranno tante cose da dire, e anche il grande scrittore, infatti parleremo anche del suo ultimo libro. Quindi da settimana Punto Radio riparte. Torniamo tutti operativi. Stasera, se non ci resta in Natasha, non lo so cosa succede. Io so già tutto della musica. Boom, bim, boom. Allora, grazie di essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Io non mi laureo, a metà febbraio, no. Ma faccio in bocca al lupo a Ale. Mi piacerebbe avere la sua età e potermi laureare la prossima settimana. Piacerebbe anche a me avere la loro età, perché anche San Martino, vabbè. San Martino di Castrozzi, cioè 22 anni lui, 24, 29, 32. Vabbè, 32. Ragazzi, anche questa settimana abbiamo cercato di essere come sempre noi siamo, lo saremo anche lunedì prossimo, puntata da non perdere, anche quella ci sarà, credo, un personaggio molto rocambolesco del calcio bolognese, parleremo di quella partita che ci sarà. Natasha, abbiamo già salutato tutti. Certo, possiamo... che sì, ci vediamo lunedì prossimo, se volete seguiteci su Punto Radio fra qualche minuto. Fra qualche minuto, il tempo di arrivare su. Ciao a tutti.